Carissimi amici di Wild Hunter, salute a voi, ben ritrovati alla mia rubrica tutorial. Questo appuntamento è dedicato alle torce e alle differenze di utilizzo che ci sono appunto fra le torce e i visori notturni, sia digitali che termici, di ultimissima generazione. Si tratta di un elemento. Di un device che negli ultimi anni ha avuto delle evoluzioni tecniche e tecnologiche, ma che sono state in qualche maniera bistrattate e poco seguite dai cacciatori europei, i quali sono stati un po' abbagliati, scusate il gioco di parole, da invece soluzioni appunto estremamente costose e di utilizzo molto complesso, tipico appunto dei visori notturni digitali e ovviamente termici. Moltissimi di voi in questi ultimi anni mi hanno sentito parlare appunto di torce lunari, perché io utilizzo soprattutto questo sistema per il controllo del cinghiale e per adesso, da poco tempo, qui da noi in Toscana, anche per la caccia di selezione limitata alla specie cinghiale. Il motivo, diciamo che l'ho spiegato per sommi capi ad alcuni di voi che mi hanno chiesto di argomentare nello specifico il perché io utilizzo questo sistema invece che gli altri. Allora, diciamo che in questo tutorial voglio ampliare la questione, quindi non limitarla alle mie cose personali, alle mie ovviamente teorie e alle mie considerazioni personali, ma farvi un panorama completo di che cosa significa adesso torcia da caccia, perché il settore si è specializzato moltissimo e poi che differenze ci sono fra torce da caccia convenzionali e torce da caccia di tipo lunare. D'accordo? Quindi le tecnologie si sono anche suddivise e vedremo che queste tecnologie hanno seguito la scienza, cioè la scienza legata al sistema visivo degli animali, in particolare quelli che vengono cacciati nei grandi continenti, quello americano e quello africano soprattutto, ma anche quello australiano e neozelandese, ove consentite ovviamente, e vedremo quali sono i vantaggi e gli eventuali svantaggi nel loro utilizzo, anche rapportati appunto alla visione termica e digitale più moderna. Quindi affronteremo questo argomento in tutti i suoi aspetti. Innanzitutto vedremo che cos'è una luce da caccia, ovviamente notturna, perché qui non si tratta di luci IR, è bene specificarlo, perché le torce IR servono solo di supporto per i visori digitali. Ci sono state tante persone che hanno acquistato le torce IR pensando di utilizzarle a caccia con un'ottica normale. Ecco, quelli sono soldi buttati via, perché funziona a infrarossi e l'infrarosso non è visibile all'occhio umano e neanche all'occhio degli animali, e quindi sull'ottica non vedete nulla. Questo va specificato benissimo. Poi vedremo, appunto, io vi ho detto c'è una specializzazione, cinghiali e maiali selvatici da una parte, predatori dall'altra, e poi i cosiddetti varmint, quelli che una volta venivano chiamati nocivi qui da noi, ma possono essere dalle nutrie ai piccioni, le cornacchie, ove consentito ovviamente. Quindi
esistono sul mercato, soprattutto anglosassone, delle torce che si sono delle tipologie di torce specialistiche, cioè dedicate, progettate, costruite e dedicate a determinati animali, ok? Quindi, siccome l'emissione di queste torce può essere bianca, rossa e verde, faremo chiarezza anche su questo aspetto, vedremo quali dei tre colori sono migliori per determinate specie di animali e meno per altre, e quindi ci addentreremo in questo argomento. Naturalmente molte domande che mi vengono fatte sulle torce, è chiaro che e lo vedo sui social, producono alcune tra le risposte più controverse, che variano a secondo del grado di esperienza che ha l'interlocutore o l'ascoltatore, quindi andiamo dal neofita al professionista. Normalmente io do sempre una risposta anche breve, no? Sui social, però a causa proprio della grande confusione e delle inutili polemiche che ci sono, io partirò per darvi delle risposte da ciò che dice innanzitutto la scienza a proposito della visione animale, perché è ovvio che se noi non conosciamo come gli animali ci vedono, ok, quali spettri di colori vedono, e lo vedremo tra poco, è impossibile far intavolare una qualsiasi discussione su questo argomento, e queste risposte ce le dà la scienza, che negli ultimi decenni ha fatto passi da gigante su più livelli di specie d'animali. Quindi si sono studiati dai pesci agli anfibi, ai rettili e fino ad arrivare agli ungulati, ai predatori, quindi ai canidi e simili, e via discorrendo. Quindi dobbiamo prima vedere cosa dice la scienza e su che basi di questa scienza, quindi sulle attuali conoscenze scientifiche, si sono basati poi i progettisti di questo tipo di prodotto, perché altrimenti anche lì ci manca un tassello fondamentale, ok? Bene, adesso vi faccio vedere qualche immagine interessante e utile per poi proseguire questo nostro cammino attraverso la luce. Iniziamo con il definire che cos'è una luce o torcia che la emette da caccia. Allora, per luce da caccia notturna si intende uno strumento utilizzato per appunto illuminare gli animali, sia per il tiro sia per i censimenti, ok? Durante quel periodo di tempo che va, diciamo, dal tramonto all'alba, quindi nelle ore notturne. Ora, naturalmente, sto facendo un discorso generico e non legale, perché è ovvio che questo discorso è legato su questa tecnologia, questa scienza. Poi l'impiego ognuno lo deve regolare poi a seconda della legislazione, che in Italia può cambiare non solo da regione a regione, ma a volte da provincia a provincia, d'accordo? Ora, le luci da caccia notturne sono comunemente utilizzate sia per i censimenti, sia per il tiro, e sia anche per poi ritrovare l'animale dopo il tiro. E qui va precisata una questione, che in Italia esiste una legge che vieta l'utilizzo delle torce di qualsiasi tipo
per l'osservazione degli animali senza un motivo certo e certificabile, quindi dimostrabile, perché altrimenti si può incorrere in una sanzione perché è prevista. Come prevista dal disturbo degli animali, della fauna selvatica. Quindi, se siete a fare un censimento, ha un senso e diciamo questo discorso decade. Se siete a caccia autorizzati, decade. Ecco, però va chiarito questo punto. Poi è chiaro se si deve a buio andare a recuperare un animale, soprattutto se è ferito, è chiaro che un minimo di aiuto. Si può avere dalla torcia, va bene? Ora va innanzitutto detto, e questo lo dico alla luce della mia esperienza ormai ventennale, sul discorso del contenimento danni con le torce, ne ho testate e acquistate decine, perché via via che esisteva una tecnologia nuova la sperimentavo. E oggi siamo arrivati al punto di poter definire delle luci da outdoor, per le mille applicazioni che si può avere nel trekking, eccetera, eccetera, sino a essere proprio torce da caccia. Ecco, quindi c'è già una definizione e questa definizione di torcia da caccia viene data dalla frequenza emessa dalla torcia, per appunto la frequenza di luce emessa dalla torcia, in conformità di quello che gli animali in realtà vedono, ok? Quindi secondo tutti quelli che sono i canoni legati alla visione animale, ok? Adesso vi faccio vedere un grafico che introduce appunto il concetto di torcia da caccia. Ecco, nel grafico avete visto le varie frequenze dei colori, d'accordo? Partendo dal blu, poi il verde, poi il rosso, eccetera. Quindi ogni colore ha una frequenza e perché l'occhio e il cervello dell'essere vivente possano cogliere i tre colori principali e tutte le sfumature dei tre colori di base, occorre appunto parlare di un organo all'interno dell'occhio che si chiamano coni, coni e bastoncelli. Ecco, i coni si occupano della ricezione delle frequenze. In campo di visione umana, noi possiamo dire di avere una visione tricromatica, cioè i nostri coni sono, ovviamente io faccio un discorso estremamente semplice e non voglio entrare troppo nel tecnicismo, perché tanto questo è un tutorial poi che riguarda gli interventi notturni. Quindi un prodotto per gli interventi notturni e la caccia di selezione. Quindi abbiamo dei coni che sono in grado di fornirci una visione tricromatica, cioè sulle sfumature del blu, del verde, del rosso e poi tutto quello che si combina. Infatti, tutti quanti voi saprete che esistono dei difetti visivi quando questi coni sono in grado in alcuni soggetti umani di recepire e quindi restituire al cervello una visione tricromatica. Si chiama daltonismo. Infatti il daltonismo più
più comune è quello rosso-verde, d'accordo? Ma c'è anche il blu-giallo e poi ci sono forme, sebbene molto rare, di daltonismo totale, quindi la persona praticamente ci vede in bianco e nero. Diverso però è il discorso negli animali, va bene? Per esempio i pesci, quasi tutti i pesci hanno soltanto la recezione monocromatica, cioè il blu, tutte le sfumature del blu. Nel caso della maggior parte degli ungulati, invece essi vedono, hanno solo una visione bicromatica che riguarda in particolare il colore blu e il colore verde. Ovviamente ci sono ungulati che vanno un pochino oltre o un pochino più in basso di questi due colori, quindi già nella gamma del rosso si può parlare di impossibilità di vedere il rosso, il che poi, quindi rosso-arancione, il che poi ci spiegherebbe anche come mai negli Stati Uniti si è insistito molto sui giubbotti fluorescenti o comunque arancioni e rossi proprio per questo motivo, ok? Di contro, se vi vestite in jeans, in blu, le vostre chance di essere individuati in maniera molto rapida dagli ungulati è molto alta, è la più alta possibile proprio per questo motivo. Adesso vi faccio rivedere quel grafico, così cominciate a individuare più queste curve e queste frequenze, in modo che entriamo più nello specifico. Ora, per essere ancora più specifici e precisi, dobbiamo dire che i cinghiali, molte specie nocive e i predatori possono vedere davvero bene soltanto lo spettro del blu, quindi la parte più bassa delle lunghezze d'onda. Ma quando la lunghezza d'onda aumenta, hanno difficoltà a elaborare visivamente la luce. Riescono a vedere fino al verde e poi vedremo questo discorso del verde. Ora, la lunghezza d'onda massima approssimativa, ora vi leggo, sto leggendo il grafico che avete visto, ma ve lo ripropongo, e per quelli di voi che ne hanno bisogno, ecco, vi volevo dire, questo studio che ho fatto con tutti i grafici eccetera, ho un file di Word che se lo volete ve lo invio, in modo che possiate anche avere un supporto cartaceo, d'accordo? Ora, dicevo, la lunghezza d'onda massima approssimativa alla quale i mammiferi con visione appunto dicromatica, come i cinghiali e i predatori, che qui non sono cacciabili ma ci serve per capire, ecco, diventano
a un certo punto diventano daltonici. E infatti questa lunghezza è compresa fra i 520 e i 540 nanometri. Questo è il cuore della gamma di colori della luce che viene comunemente definita come true green, cioè verde puro. Ecco, quindi fino a lì ci vedono, oltre cominciano a non poter più elaborare, d'accordo? Ora, la maggior parte delle luci da caccia ovviamente ha una lunghezza d'onda di circa 540 nanometri, perché andare oltre sarebbe inutile e disturberebbe solamente l'animale. E infatti è importante notare che il livello di daltonismo può variare e non è necessariamente esatto per una determinata lunghezza d'onda, perché non si può capire, ancora non abbiamo gli strumenti adatti per capire esattamente a quale lunghezza d'onda inizia e termina il daltonismo di una persona. Si può dire che ognuno c'ha un po' il suo, d'accordo? Allora, le lunghezze d'onda della luce verde vanno dal blu verde, nell'intervallo più basso dei 400 nanometri, sino al verde pieno, che sta nell'intervallo, come vi ho detto prima, sa 520 e 540. E poi si va al giallo-verde nell'intervallo fra 560 e 580. Il colore rosso pieno, secondo gli standard di produzione delle torce attualmente, inizia alla lunghezza d'onda di 620 nanometri. Questo colore visivamente sembra con una sfumatura piuttosto marcata di arancione per gli esseri umani, ma il rosso con cui abbiamo più familiarità, cioè il vero rosso veramente pieno, è di circa 660 nanometri. Questo ci serve per capire su quali lunghezze d'onda si sono avvicinati i progettisti e i produttori di queste torce. Ora, noi nelle torce da caccia di grande qualità e ovviamente di prezzo viene utilizzata solitamente una lunghezza d'onda di 660 nanometri, sia nelle tradizionali torce da caccia con arma da fuoco che per quelle con l'arco, e qui dobbiamo considerare che un conto è cacciare con l'arco e un conto è cacciare con l'arma da fuoco. Infatti si sono talmente specializzate da avere ovviamente degli angoli di utilizzo completamente differenti, perché la caccia con l'arco si effettua a corta distanza. E quindi una torcia adatta per l'arco o per la balestra, dove sia consentita, deve avere un'ampiezza piuttosto marcata e non ha importanza una potenza eccessiva, che è l'esatto contrario del discorso della carabina, perché poi la torcia da caccia viene posizionata ormai nella sua migliore posizione, cioè sopra il cannocchiale in perfetto asse e non più sulla canna, perché ovviamente il fascio, se la mettete sotto la canna, va dal basso verso l'alto e dopo già pochi metri si perde nel cielo, mentre invece quella che viene posta attualmente sopra l'ottica segue l'asse, i due assi si seguono, quindi fino all'azzeramento, alla distanza di azzeramento dell'arma, che di solito sono 100 metri, procedono paralleli. Tant'è vero che noterete che se avete fatto un azzeramento a 200 metri e ovviamente dovete usare la torcia, è chiaro che va alzata leggermente per produrre un raggio, un fascio di luce leggermente più alto rispetto all'azzeramento ai 100 metri. Questo leggermente più alto, d'accordo? Questa è una parentesi che vi dovevo, va bene?
Ora, questa torcia da 660 nanometri è ovviamente più costosa, molto più costosa rispetto agli standard di produzione che non fanno riferimento alla luce, quindi alle lunghezze d'onda percepite dall'occhio degli animali. Ecco, e qui poi casca l'asino perché le torce con luce da caccia non allertano più di tanto, salvo particolari occasioni che ne parleremo nei dettagli, gli animali, mentre invece le altre li allertano. E come? Perché nasce il sospetto, perché l'animale si trova a dover ad essere investito, soprattutto negli occhi, da un tipo di luce che non gli è naturale, la vede pochissimo, solo quando attraversa le strade di notte c'è un'automobile che passa e quindi ha difficoltà a non allarmarsi. L'unica eccezione, come poi vedremo, è la Luna, quello è l'unico, è il Sole ovviamente. Quindi, e fra le due c'è una assoluta coincidenza, perché poi lo vedremo, fondamentalmente la luce della Luna è la luce del Sole riflessa sul pianeta Luna. Poi ne entreremo nei dettagli più tardi, quindi per loro è perfettamente naturale, d'accordo? Ora ci tengo a ribadire il fatto che la lunghezza d'onda massima approssimativa che gli animali con visione dicromatica, cioè tutti i mammiferi tranne gli esseri umani, possono elaborare attraverso i coni è 540 nanometri. Questo, ecco, quella cifra è un semaforo verde, proprio il verde pieno. Questi stessi animali non possono visualizzare il rosso a 660 nanometri, che è 120 nanometri sopra il verde nello spettro dei colori che vi ho fatto vedere prima. Ecco spiegato perché 660 non la vedono, perché è oltre la loro capacità, d'accordo? E quindi la percepiscono in una maniera completamente diversa che non gli dà fastidio. Ora, sebbene i nocivi, i cinghiali e persino appunto i cervidi non possano vedere il colore rosso come lo vediamo noi, ciò non significa che possiamo illuminare con una luce rossa senza che non abbiano la tendenza a fuggire. Quindi la loro fuga o meno dipenderà innanzitutto dalla lunghezza d'onda e dall'intensità, quindi dalla potenza dell'illuminazione. Infatti è sbagliato utilizzare a caccia quelle luci eccessivamente potenti. D'accordo? E questo è un fatto che dovete comprendere bene. Adesso vi faccio vedere altre diapositive e poi passiamo a definire questo punto importante. Ecco, prima vi ho parlato dell'importanza di stare attenti all'intensità della luce a seconda della distanza che ci si trova dall'animale, perché aumentando troppo l'intensità della luce, mentre l'animale è lì, questo viene percepito proprio come se ci fosse un riflettore di una luce, specialmente quando questa è bianca, puntato su di loro. E questo è uno dei motivi per cui quasi tutte le luci da caccia di qualità sono dotate di una funzione di attenuazione dell'intensità o della potenza della luce, d'accordo? E questo è anche
Questa funzione è anche preimpostabile attraverso un semplice menu che esiste nelle torce più adatte, ecco, mettiamole così, proprio specifiche per la caccia. D'accordo? D'accordo. Quindi possiamo così aumentare o diminuire l'intensità della luce e quindi poi accenderla, spengerla attraverso appunto questo menu, che è estremamente utile. Infatti, ve lo consiglio, vi consiglio proprio di utilizzare questa tipologia di torcia che vi permette questa funzione. Altrimenti, a volte avete troppa potenza a corta distanza e troppo poca a media distanza, d'accordo? Quindi è importante averla. Un'altra faccenda da considerare. Se l'animale non vi sta guardando, è il fatto che le luci molto intense proiettano ombre molto evidenti. Infatti, la peggiore è la luce bianca. La luce bianca proietterà l'ombra più evidente, seguita poi dal verde e poi dal rosso, che è il colore che proietta l'ombra meno evidente. Perché molto spesso quello che dà fastidio e allerta l'animale è vedere un'ombra improvvisa e quindi ecco, si mette in allarme ed è una cosa logica. D'accordo? Adesso andiamo a vedere le luci convenzionali per la caccia e poi quelle non convenzionali, cioè che utilizzo io, che ho cominciato io a utilizzare qualche anno fa, le luci appunto lunari, in modo tale che abbiate una visione panoramica piuttosto definita. Allora, vediamo le migliori luci colorate convenzionali per la caccia notturna. Ora che vi ho spiegato delle prove scientifiche, cioè degli elementi scientifici a supporto, posso anche darvi una risposta breve. Il rosso è, almeno per le torce definite uso caccia, il migliore per la caccia notturna, sia ai predatori che ai nocivi. Mentre, per esperienza personale, con le luci definite da caccia, ho trovato, la verde la migliore per il cinghiale, che è ovviamente un ungulato. Ora, al contrario, ho notato che la maggior parte dei cacciatori acquista luci bianche o luci verdi perché le associano alla visione umana e un po' alla visione notturna. Che cosa intendo dire? I visori notturni a tubo catodico e alcune funzioni degli altri visori, soprattutto i termici, hanno questa funzione di visione notturna verde, che è perché è riposante per gli occhi, perché soprattutto i termici producono calore e quindi danno fastidio, quindi questa visione notturna colorata di verde ha una funzione riposante per l'occhio e quindi si associa l'emissione della torcia da caccia alla luce verde. Okay? Qui però non si deve confondere la visione notturna, con la luce bianca o verde. Non sono la stessa cosa, infatti la maggior parte della visione notturna di fascia bassa utilizza la luce infrarossa, quindi visori digitali IR, infrared, mentre i visori termici, soprattutto quelli di fascia alta, utilizzano il calore emanato dagli esseri viventi, ma nessuno di questi strumenti ha nulla a che fare con la luce verde, così come emanata da una torcia. Ora, rispetto alla luce rossa e a quella verde, entrambe le visioni notturne, quindi digitale e termico, sono più efficienti. Su questo non ci piove e vedremo perché, ma richiedono costi estremamente più alti e presentano sempre il rischio di andare a sparare a specie non consentite o peggio ad animali domestici, quando non ad esseri umani. La luce verde proietta l'ombra più evidente ed è più facile per gli animali rilevare quella rossa, perché
D'accordo? Quindi sto parlando di torce convenzionali. Qui infatti apro e chiudo un discorso sulla sicurezza ed è per questo che io utilizzo soprattutto le torce e non i visori, pur riconoscendo ai visori notturni, digitali e termici, una visione, specialmente del termico, in mezzo ai campi di grano e d'orzo che si vanno a proteggere nella vegetazione a rischio danno, eccetera, 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 però vedete una forma. E questa forma, oltre gli 80-100 metri, è una forma, non è possibile vedere che cos'è. E quindi io preferisco rinunciare a quel tiro, aspettare magari che l'animale mi entra nel pulito, oppure alla monte di tutto, io in certi posti dove l'animale è un po' occultato, o mi faccio costruire dal proprietario terriero un'altana posticcia, quindi un rialzo, o uso il cassone di un trattore in modo da stare più alto, o mi trovo una postazione effettivamente più alta e risolvo così. Ma io, quando accendo la torcia, vedo a che cosa sparo, non mi posso confondere. Ecco, questo è il discorso, d'accordo? Ora andiamo a vedere, prima di farvi osservare altre diapositive di varie tipologie di torce, qual è la migliore luce colorata convenzionale per la specie cinghiale, che è quella poi che ci interessa di più. Ora, dicevo, nonostante la grande popolarità delle luci bianche e verdi per la caccia al cinghiale, la luce colorata migliore per la caccia al cinghiale è in realtà quella rossa, anche se questa va detto che nella maggior parte delle torce consente una visione a più corta distanza, mentre la luce verde e quella bianca raggiungono un tot di metri a seconda delle caratteristiche, la stessa torcia che viene costruita con la luce rossa perde almeno un 40-50% di distanza utile, questo va detto, d'accordo? Ora, i cinghiali, come sappiamo, sono mammiferi con visione bicromatica e la loro visione segue i canoni che ho discusso poc'anzi. I cinghiali sembrano essere molto meno attenti rispetto ai predatori, il che potrebbe essere il motivo per cui il verde funziona altrettanto bene con i cinghiali. Ma se si desidera la migliore luce colorata per la caccia al cinghiale, vi consiglio la luce rossa nelle torce convenzionali, ovviamente. Va bene? Adesso vi faccio vedere qualche altra diapositiva anche per staccare un po' e poi andiamo a vedere qual è la migliore luce rossa convenzionale e non per i predatori. Sebbene il sapere qual è la luce, il colore di luce migliore per i predatori abbia poca importanza al momento nel nostro paese, diciamo, se non la volpe, ove eventualmente consentita, ovviamente, fuori dagli orari, ma è bene, anche forse per una previsione futura, per il lupo o quello che è l'orso o quello che sarà, che potrà essere o potrà non essere, ma soprattutto per avere un'idea generale, perché negli altri paesi chi di voi va a caccia all'estero potrebbe anche andare a caccia per esempio al coyote, agli sciacalli, ai lupi, perché sono cacciabili anche in altri paesi, all'orso dove è consentito. Quindi diciamo che un discorso sul predatore
va fatto. Allora, il colore migliore per la caccia ai predatori è sicuramente il rosso. E questo è dovuto al fatto che soprattutto coyotes, sciacalli, volpi e lupi sono animali molto prudenti e attenti, d'accordo? Questo per loro natura, e quindi tutto ciò che li circonda ha sempre il massimo della loro attenzione. E questo è comune a tutti i predatori, lo abbiamo notato, io li ho cacciati in vari posti del mondo, è una cosa che si nota come caratteristica generale, sono sempre molto prudenti, perché da predatori sanno che potrebbero essere predati, perché dove vive un predatore piccolo ce n'è uno più grande che si nutre di lui, e quindi a maggior ragione. Poi i predatori sono quasi tutti da soli, specialmente i coyotes che arrivano veramente a volte in piccoli gruppi, lo sciacallo, quindi sono la volpe, sono animali solitari e quindi sono molto molto prudenti, d'accordo? E quindi ovviamente più difficili da ingannare. E quindi per massimizzare le massime possibilità e chance per prendere i predatori nella loro caccia è appunto sfruttare appieno i loro punti deboli. Ora, per far sì che questi punti deboli, cioè la loro massima attenzione al variare del tono della luce, quindi all'intensità, alla potenza, è necessario utilizzare potenze molto basse, che con le luci rosse sono estremamente facili da utilizzare e da cambiare, perché la luce bianca e la luce verde comunque hanno, nonostante si abbassi la potenza, hanno sempre una certa intensità, mentre il rosso che sta al di là dello spettro blu e verde ha questa caratteristica, ecco, che può essere mantenuto basso anche con potenze relativamente alte. Il contrario con gli altri tipi di luce non è così scontato. Anche perché bisogna fare in modo di rimanere nell'ombra, ok? E quindi che la luce illumini solo l'animale che si muove. E questo è un altro fatto importante, che bisogna sempre stare attenti al cono di base della torcia. Esistono torce, quelle un po' più sofisticate e ovviamente più costose, che hanno la possibilità dello zoom, quindi di aprire o chiudere il cono e quindi aumentare o diminuire anche l'intensità. E questo è molto utile, perché è bene che il fascio che viene prodotto dalla torcia non abbia un angolo troppo ampio, perché questo mette a rischio di visione della persona, perché è logico che l'animale vede la fonte luminosa e se è troppo ampia come angolo di attacco potrebbe vedere anche quello che sta dietro, e quindi la persona, lo sgabello, l'arma, eccetera eccetera eccetera, d'accordo? Quasi la stessa cosa si può dire per le luci da caccia convenzionale per i nocivi, va bene? Il colore migliore è sempre, anche in questo caso, il rosso. Anche i nocivi, come i predatori e anche i cinghiali, sono classificati come mammiferi con visione bicromatrica e il loro spettro visivo è più suscettibile alla luce rossa. E quindi, come discusso anche prima, le luci a lunghezza d'onda inferiore sono più facili da distinguere per i nocivi rispetto a una vera luce a lunghezza d'onda rossa, d'accordo? Quindi ecco, lì bisogna fare attenzione, né più né meno come con gli altri. Allora, veniamo adesso a quali torce invece utilizzo io. Io a caccia utilizzo soltanto alcune determinate torce che sono in grado di riprodurre la luce naturale lunare,
Ma di che cosa si tratta in effetti? Ora, quello che noi osserviamo, come vi ho accennato prima, come luce lunare, in verità è la luce bianca del sole riflessa dalla superficie della Luna. Ma che lunghezza d'onda ha questa luce bianca? Ora, la luce bianca emessa dal sole si può considerare una miscela di radiazioni elettromagnetiche di lunghezza d'onda compresa tra i 400 nanometri, cioè il violetto, e i 700 nanometri, cioè il rosso. Questa luce riflessa, però, proprio perché è riflessa dal pianeta Luna, che dista una certa distanza dalla Terra, si trova ad avere a fine tragitto una lunghezza d'onda di 6.563 Angstrom, che è, diciamo, la misura d'onda specifica della Luna. Ma a cosa corrisponde? Corrisponde a solo 0,66 nanometri e possiede una intensità luminosa di soli 0,3 lux. E questo con la fase della Luna piena, quindi a piena luce. Quindi, si tratta di una luce avente una lunghezza d'onda e una intensità molto particolare, del tutto diversa da tutte le altre, e che viene riconosciuta come estremamente naturale dagli animali, a differenza di tutte le altre artificiali che i cacciatori utilizzano per gli interventi notturni e adesso anche per la caccia di selezione, limitata alla specie cinghiale. Anche qui, per esempio, da noi limitata alla mezzanotte, d'accordo? Viene da sé che una torcia in grado di riprodurre una tale luce risulterà la migliore in assoluto, indipendentemente poi dal colore emanato, che può essere bianco, verde o rosso. Ora, tuttavia, ho notato che le torce lunari possono dare risultati leggermente diversi a seconda della fase lunare e delle specie. Per quella che è stata la mia esperienza, diciamo personale, con le torce a emissione di luce lunare, che ormai è arrivata a quasi 8 anni di utilizzo, ho notato alcune cose che mi sono segnato da dirvi, d'accordo? Adesso vi faccio vedere alcune luci lunari, torce lunari, d'accordo, che sono tra l'altro poi di produzione di aziende adesso ultimamente cinesi o magari diciamo del Middle East. E che purtroppo la loro per poter scoprire, perché tante informazioni per questioni industriali non te le danno, soprattutto i cinesi, e già anche gli americani che le hanno stentano a dare informazioni più di tanto, ecco, sono ovviamente segreti loro, eccetera. Quindi spesso è necessario, se uno si inoltra in questo dedalo, è facile perdersi e spendere tanti soldi, quindi bisogna sapere dove si va a parare. Adesso vi faccio vedere alcune foto di queste torce e poi ritorniamo in studio per ascoltare dalla mia voce le mie esperienze personali con questa particolare tipologia di torcia da caccia. Dunque, arriviamo alle note esperienziali mie personali. Ovviamente questo non vuole essere l'ultima parola sull'argomento, anche perché, ripeto, le tecnologie vanno avanti e io ci sto molto dietro a queste tecnologie, quindi è chiaro che quello che vale oggi, magari fra appena 2 o 3 mesi, viene cambiato tutto. Quindi
Allo stato attuale, la mia esperienza di praticamente 8 anni, di cui due passati senza saperlo, perché ero incappato, diciamo, in una fase sperimentativa di queste tipologie di torce che, tra l'altro, solo ultimamente sono state definite da caccia, perché prima servivano a un altro uso specifico. Allora, le mie esperienze sono queste. Partiamo da quella classica luce bianca, ok? Quindi quella più vicina alla visione umana, state attenti. Quindi anche lì bisogna stare attenti perché noi la luna, la luce la vediamo bianca, ma non è detto che gli animali di cui noi parliamo in questa nostra puntata la vedano così. Quindi è difficile anche immaginarselo. La scienza ci parla di lunghezze d'onda, di spettri possibili, di visioni tricromatiche, bicromatiche, eccetera, eccetera, di daltonismo, però ancora devono studiare molto. Io infatti tempo fa affrontai questo argomento sui pesci, perché una delle mie passioni è la pesca, con uno scienziato giapponese che ha scritto un libro bellissimo che ho avuto e che purtroppo ho perduto. Adesso sto cercando di ritrovarlo. Ecco, lui, che lo contattai come giornalista, fu veramente gentile. E alla fine di tutto mi disse che per quanto avessero scoperto molte cose, quindi questa visione sicuramente solo nella gamma del blu, però lui diceva io non ci metterei la mano sul fuoco perché quello che ci manca ancora per andare avanti in queste conoscenze sono dei macchinari, delle tecnologie per poter vedere e capire e sapere. E quindi man mano che noi avremo strumenti di ispezione anatomica, eccetera, più sofisticati, ne scopriremo delle belle. Comunque, al momento la mia esperienza dice questo. La luce bianca lunare deve essere utilizzata con una varia intensità, quindi con varia potenza, a seconda delle fasi lunari in atto. Per cui con luna piena non deve essere utilizzata alla massima potenza, d'accordo? Oppure si deve apporre un apposito filtro colorato. E io ho notato che il filtro blu è quello che con luna piena finisce poi per non disturbare gli animali. Poi la luce bianca, poi, ecco, ho notato un'altra cosa, produce le ombre più forti e si riflette con più intensità, per cui se tra voi e l'animale c'è della vegetazione, questo crea delle ombre, dei chiari scuri che a volte, d'accordo, possono riflettere e illuminare voi. Io ho notato tante volte che avevo magari un cespuglio, un albero vicino, ho acceso la torcia e finché la torcia era proprio andava il fascio verso l'animale, l'animale se ne stava tranquillo. Se poi l'animale si è spostato e io ho dovuto ovviamente spostare e seguirlo con la torcia, se c'era un cespuglio o qualcosa che rifletteva la luce verso di me, lui a un certo punto si girava verso di me e andava via. E quello poteva far nascere i sospetti a una persona magari poco attenta a queste cose, che questa luce, questa torcia non funzionasse. Invece non è vero. Tra l'altro, alcune di queste torce che alla massima intensità producono un po' di calore, soprattutto se usate di continuo, i costruttori avevano fatto dei fori che ovviamente per il raffreddamento. Questo anche per evitare che se vi poteva rimanere accesa in tasca, alla fine non prendesse fuoco tutto, perché questo era già una cosa successa con le torce laser, ad esempio, che sono pericolosissime, sono andate a fuoco automobili, appartamenti, case, perché nella migliore delle ipotesi lo zaino andava a fuoco. Però questo, ecco, anche in questo caso producono alla lunga, dopo ore e ore, del calore, però essendoci questi fori si riesce a allungare un po' i tempi di sicurezza. Però
Però questo aveva un brutto vizio per noi a caccia, quindi un brutto svantaggio, è che dai fori usciva la luce che ci poteva illuminare i piedi, le ginocchia, il nostro viso, e quindi andavano coperti con del nastro isolante, d'accordo? Ora, in presenza invece di neve, e magari anche con luna piena, è bene utilizzare invece l'apposito filtro rosso, un filtro rosso. Ecco, questo è importante perché appunto in caso di contenimento danni, che si può andare anche con la neve, con la fase di luna piena accendete una torcia alla massima potenza, si formano le ombre e i flash, e quindi l'animale si può insospettire e può fuggire. Ecco, un'altra cosa importante è che con torce a luce lunare rosse o verdi si può evitare di utilizzare questi filtri, ma con quelli verdi bisogna fare attenzione sempre alla potenza utilizzata con animali che stanno a meno di 50 metri di distanza. In questo caso è necessario abbassare un po' l'intensità della torcia, d'accordo? Questa è una cosa molto importante da sapere. Adesso andiamo agli altri, alle altre considerazioni. Per i predatori la torcia a luce lunare rossa è in assoluto la migliore, però la sua potenza massima, come già vi avevo accennato prima, è effettiva è ridotta rispetto agli altri, quindi la distanza poi di tiro utile, volendola proprio quantificare, è di circa la metà rispetto a quelle verdi e soprattutto quelle bianche. Fra verde e bianche c'è un 4-5% di differenza, quindi diciamo non importante, ma con la rossa poi questa cosa ho cercato di capire il perché, perché poi alla fine, andando a vedere un po' di notizie tecniche specifiche su questa cosa, non c'erano delle spiegazioni. Ho cercato via internet di capire, mi hanno fatto un discorso legato proprio alla lunghezza d'onda, per la quale era difficile, con la lunghezza d'onda tipica della luce rossa era difficile poter utilizzare dei sensori più potenti per colmare il gap, perché si sarebbero poi sviluppate temperature che poi andavano a inficiare la sicurezza dello strumento. Ora io non sono in grado veramente di dirti se ciò corrisponda a verità o meno, ma ha un senso anche logico, d'accordo? Quindi è un colore più caldo, il rosso, il giallo, l'arancione, sappiamo benissimo che sono colori detti caldi, e quindi ci sta che sia così, d'accordo? Ecco, un altro punto importante è che tutte le luci lunari sono a bassissimo consumo di energia e sono dotate di un indicatore di energia residua o un indicatore luminoso che rimane acceso soltanto quando si accende la torcia, oppure hanno un avvisatore diciamo come se fosse una leggera stroboscopia. Appena accesa, dopo qualche secondo, vi fa questo accenno stroboscopico che corrisponde, a seconda dell'intensità, a tot ore ancora disponibili per la batteria. Questo è importante, che tante altre torce non hanno questo tipo, quindi quelle convenzionali non hanno questo tipo di vantaggio, e non è un vantaggio da poco, perché vi consente di decidere se toglierla, metterne una fresca già carica, oppure magari per quello che dovete fare, per l'orario prestabilito dal vostro tipo di caccia o per la vostra disponibilità di tempo, potete fare il calcolo se farlo appunto o meno, se sostituire o meno. Ecco, poi in presenza, questa è una cosa che ho notato e che poi mi è stata confermata da dei fotografi
e da alcuni videomaker me lo hanno confermato loro, in caso di nebbia o leggera pioggia o bruma, come chiamiamo noi in Toscana, o nei casi proprio nuvolaglia bassa, eccetera, la migliore luce lunare utilizzabile è sì la bianca, ma con un apposito filtro ambra. In alternativa a questo abbinamento, è meglio utilizzare la luce rossa piuttosto che quella verde. Ecco perché tendono a flashare l'ambiente. E quindi ecco, non si vede poco. È ovvio che questa è un'osservazione che ho fatto, ma poi quello che è più importante da dire in questo caso è di evitare il tiro, perché una non perfetta visione di ciò che di questa ombra, di questo animale, ecco, bisogna fare attenzione. Se si vede ciò a cui si spara perfettamente è un conto, altrimenti è bene non utilizzare questa forma di visione notturna. D'accordo? Allora, io spero di avervi chiarito l'intero argomento in attesa di nuovi sviluppi, diciamo, tecnologici, tecnici e tecnologici. Il più grande vantaggio, oltre poi dal punto di vista tecnico e tecnologico, oltre alla sicurezza, perché la torcia è sicura, perché accendete, vedete come a giorno, quindi sapete a che cosa state sparando, oltre a questo c'è il discorso che questo strumento non è costoso, soprattutto se confrontato ai visori notturni. Non ha obsolescenza, perché se comprate una buona torcia, se la tenete bene, vi dura tantissimo tempo. Noi con i visori ormai siamo arrivati al punto che, passati 2 anni dall'acquisto, le armerie non ve li comprano più. L'assistenza non è sempre garantita, quindi questo è un grosso problema. Diventerà poi più passare il tempo, poi diventano anche introvabili i pezzi di ricambio, perché se la tecnologia viene stravolta, quello che rimane a magazzino di pezzi di ricambio, bene, poi quando finisce, finiscono, non li riproducono più, quindi diventano dei soprammobili, magari strumenti pagati 5-6 mila euro 2 anni fa, oggi sono quasi dei soprammobili, finché durano utilizzateli. È anche vero che sono strumenti che oggi come oggi, con le tecnologie attuali, è difficile dargli un'obsolescenza, anche perché oggi che cosa vuoi di più da quello che ti offrono? Però si ritorna lì, dal 5G passeremo al 6G e già i giapponesi hanno detto che tutto quello che si faceva col 5G, wifi, bluetooth, eccetera, verrà stravolto completamente. E quindi tutto diventerà un soprammobile, e queste le torce no, e domani vi si rompe, avete speso dai 60-70 ai 200 euro. Ecco, questa è la dimensione della questione. D'accordo? In più vi aggiungo un altro vantaggio. Vedete, io in certe stagioni faccio caccia di selezione, per esempio, che ne so, al daino, cervo, capriolo, e poi la sera potrei fare il cinghiale fino a mezzanotte. In quel caso non potete portarvi il visore notturno, e fare la caccia nell'orario regolare, al capriolo, al daino, al cervo, e poi dire vabbè, poi finito l'orario legale inizio il cinghiale, è chiuso. No, attenzione, perché se lo fate al cinghiale, ok, se la vostra teleprenotazione o quello che dovete fare è al cinghiale, siete al cinghiale. Invece in quel caso io cosa ho?
ho un'ottica convenzionale, sono a caccia regolare agli altri ungulati e poi quando cade l'orario legale, per esempio per il daino, chiudo la teleprenotazione, accendo quella al cinghiale di selezione e con un attacco a sgancio rapido, come questi qui che vedete, posso mettere la torcia ed essere al cinghiale legalmente. Nel caso contrario bisogna fare attenzione perché se abbattete una specie che sia diversa dal cinghiale con un visore notturno, anche nell'orario legale potete andare nei guai, perché questo non è consentito. Ecco. Quindi vedete, l'unica opzione sarebbe l'attacco a sgancio rapido e passare dall'ottica convenzionale al visore, però questo implica dei costi, dei pesi da portarsi dietro, quindi è poco pratico, è veramente poco pratico. Ecco perché utilizzo le torce, in parole molto povere. Va bene, ci rivediamo, amici di Guai Dantes, al prossimo tutorial.